Il secondo antipasto playout mette di fronte al Cesena la Virtus Entella. Castori, senza gli assenti di lusso Zalov, Cacci ed Esposito, ridisegna la squadra con un 4-3-3 inedito da contrapporre agli 11 di Aglietti. È un cavalluccio che risplende di luce propria e già al terzo minuto buca la rete di Jacobucci. Su invito da corner, Kupic è lesto sul primo palo ad incrociare nell'angolino basso ed il vantaggio spiana la strada verso ad un match a senso unico. Infatti arriva al minuto 18 il raddoppio di Schiavone. Il centrocampista, con una stoccata delle sue, non perdona. Va vicino al tris Gabriele Moncini, approfitta di un errore degli avversari e scarica un raso terra che fa la barba al palo. Ci prova di nuovo Schiavone, poi anche Fedele nel monologo bianconero. Jacobucci si esalta prima del meritato riposo. Alla ripresa del gioco il Cesena cara il tris, la ribilancia dal monte in verticale, il furetto di Ravenna è lucido e la piazza di precisione. Inutile poi il cartellino giallo per essersi tolto la maglia a smorzargli la gioia. Sono negli ultimi 20 minuti, l'Entella esce dal guscio, ma ormai è troppo tardi ed il fantasma De Luca impegna Fulignati senza conseguenze. Il Cesena blinda la porta e torna alla vittoria che mancava dalla Spezia, conquistando 3 punti fondamentali per la lotta a salvezza.